Il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al giorno. Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Un Lariatto al giorno. Il giovedì è giorno di Joshi e non possiamo far altro che parlarne con il buon Marco, autore di Calle Joshi, che oggi ci porta qualcosa finalmente di sereno, carino e coccoloso, vero Marco? Beh, abbiamo parlato di sesso, abbiamo parlato di droga, non abbiamo rock and roll, quindi vi dovete beccare del J-pop di seconda mano. Oh, che cavolo. È quello che abbiamo, ragazzi, non possiamo darvi altro, no? E allora, pronti per partecipare ancora una volta a questo Lariatto, ricordandovi che questo Lariatto è sempre e solo gestito per la vostra curiosità. Voi dovete andare, prendere quello che noi diciamo e cominciare a gestirlo per avere voglia di scoprire sempre di più e magari eventualmente farci delle richieste. Ci sono arrivate anche delle richieste, le stiamo prendendo in esame per delle settimane tematiche e quindi mi raccomando, fateci tante richieste se volete sapere qualcosa nello specifico. Noi non vediamo l'ora di parlarvi, ma ora andiamo a parlare di J-pop di seconda mano. Io comincio a segnarmi tutto su Spotify, vai. Bene, allora, Joshi ha basato il suo successo, come sappiamo, sulla connessione con la musica. Basti pensare insomma alle Beauty Pair inizialmente, quindi Maki Ueda e Jackie Chato, e poi alle Crash Girl, insomma due duetti che insomma hanno fatto le fortune e hanno attirato molto pubblico e anche hanno invogliato le stesse lottatrici stesse ragazze a diventare lottatrici negli anni, quindi è stato il punto di forza della disciplina e dello sviluppo della disciplina. Partendo da questo assunto, Rossi Ogawa, quando si era messo con la sua Arsion, aveva cercato di riprodurre in parte questo modello. La sua compagnia, per chi ha visto i primi show aveva una certa atmosfera anche da, passatemi il termine, da Miss Italia. C'erano queste ragazze che sfilavano all'inizio, ognuna aveva il suo numero, proprio un numero di riferimento, e facevano queste sfilate all'inizio show che poi diventavano poi passava diciamo la parte più violenta, però c'era una certa attenzione nel look, nel voler cercare di dare un aspetto glamour al proprio prodotto. E a un certo punto Ogawa aveva provato anche a ricreare questo duetto, questo tema musicale. L'anno era il 1999 si era formata una unit che si chiamavano le Kasai. Era formata come lottatrice principale da Yako Amada, che era l'enfant prodigio, la figlia del gran Amada, di una famiglia proprio d'arte di wrestler, cioè anche la sorella Sochitili, che era stata campionessa in Messico, quella che tra l'altro aveva strappato il titolo Bull Nakano quando era diventata lottatrice, quando era diventata campionessa in Messico. E oltre a lei c'erano Candy Okutsu, di cui abbiamo parlato, quindi l'ex Tiger Dream, insomma un'altra lottatrice anche carina, insomma, su cui puntare. C'era Ai Fujita e c'era Akino, che era invece una lottatrice che aveva una delle giovani speranze, insomma, della compagnia, che aveva anche un discreto passato, soprattutto anche in Messico, dove insomma aveva fatto diversi viaggi. Però oltre a questa era una unit, però formata non tanto sul concetto di lottato quanto sul concetto di musica. Cioè l'idea di Ogawa era quella di creare un gruppo J-pop da pubblicizzare, che facesse insomma da apripista per la compagnia. Benissimo, peccato che nessuna di queste fosse una cantante o comunque avesse delle particolari doti musicali, quindi il gruppo aveva fatto aveva registrato un paio di tracce, una di cui, delle quali era la loro entry music, però non è che c'era molta tripa per gatti, non c'era né look, non perché fossero brutte, ma perché non rispecchiavano insomma il gusto dell'epoca, e non c'era neanche la materia prima, la musica, quindi per quanto tu possa lavorare, insomma, se non c'hai i materiali non ce l'hai, quindi il progetto era stato un clamoroso fiasco, non è rimasta nessuna traccia né qualcosa di particolarmente rilevante,
dal punto di vista musicale, dopo un anno il progetto è andato totalmente in fallimento. Da lì in poi proveranno comunque a lanciare Ayako come campionessa e lottatrice di punta, ma il pubblico che la Larsson si aspettava di ottenere non arriverà, almeno non i numeri che si erano prefissati. Di conseguenza arriverà la Younes Asuka nella compagnia, diventerà booker, e la cosa che farà sarà causare diciamo, l'allontanamento di Ayako Hamada e soprattutto anche un certo ridimensionamento delle lottatrici più giovani in favore di quelle più delle veterane, per cercare di recuperare insomma il vecchio pubblico. Ayako se ne andrà via in polemica, tra l'altro una polemica che era già esplosa prima con Aja Kong, che era la cofondatrice che aveva mollato il progetto, anche in polemica con lo stesso Ogawa. Quindi insomma la Arsion fondamentalmente sarà l'inizio insomma del declino di questo progetto, che appunto fallirà proprio perché non è riuscito a uno di quei progetti che fallisce proprio perché non è riuscito a recuperare lo spirito dei tempi gloriosi. Sì, un altro bel ripassino storico sia di come sono andate certe cose sia di come sarebbero potute andare. Molte volte quando parliamo di puro reso non ci rendiamo conto di quanto in realtà la parte legata al passato sia molto 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 importante, e un fan dovrebbe essere un fan per sempre, almeno secondo l'ottica giapponese. Quindi chi punta estremamente sul nuovo, come ha fatto in un certo senso FMW a suo tempo, e chi invece deve, per ragioni anche proprio di DNA, cercare di mantenere ciò che era prima fan magari di qualcos'altro e dragarlo fino alla propria compagnia. Tante storie di questo tipo abbiamo sentito e tante ne sentiremo, perché appunto cerchiamo di dare uno specchio abbastanza interessante e realistico di quello che è il puro reso. Voi continuate a seguirci, ringraziamo sicuramente tutti quelli che come voi ci hanno ascoltato, ringraziamo Marco per aver portato anche questo contributo, e ovviamente la settimana prossima saremo qua ancora per parlarvi di Joshi. Stavolta davvero, dai, portiamo qualcosa di super positivo, vero? Ci proviamo, dai. Questa parabola vediamo se tornerà a salire su questa, anzi, più che la parabola in quanto tale, se questa funzione tornerà a salire, lo scopriremo tra 7 giorni. Grazie di cuore a tutti, ci sentiamo ovviamente alla prossima.